con il governo Draghi, no? È cambiato anche tanto il clima, dicevamo prima quando abbiamo parlato di giustizia, o no? Partiamo da qui. È cambiato un clima in generale nel paese, secondo lei? È cambiato in positivo tra il governo Conte e il governo Draghi. Il clima soprattutto si è recuperato fiducia. Fiducia nelle prospettive del nostro paese grazie all'autorevolezza di Draghi, sicuramente al peso che abbiamo riacquistato anche a livello europeo, a livello internazionale. Lo vediamo anche in questi giorni di incontri importanti che il presidente Draghi sta avendo, ma soprattutto c'è una fiducia che deriva dai risultati sulle vaccinazioni, dalle riaperture, perché il Green Pass e le vaccinazioni ci hanno consentito di tenere aperte le attività, a differenza del passato, dai dati dell'economia, perché un più 6% di PIL atteso vuol dire più crescita e quindi vuol dire anche per le nostre aziende più fiducia nel futuro e in generale per il mondo del lavoro, perché se le aziende restano aperte, se l'economia va meglio, speriamo che anche l'occupazione ovviamente possa tenere nonostante le difficoltà, perché nessuno si illude che improvvisamente tutto sia risolto, che non ci siano problemi. Sappiamo benissimo che ci sono tante famiglie ancora in difficoltà, però si può tornare a guardare con ottimismo ai prossimi anni. Questo molto è merito di Draghi e di un governo che è serio, credibile e che sta facendo bene. Devo dire che noi di Italia Viva ci siamo molto impegnati perché ci fosse questo cambio col governo Draghi, nonostante le critiche, le offese, le minacce del periodo, diciamo, della crisi di governo. Però ci eravamo resi conto che con Conte l'Italia sarebbe andata a sbattere e credo che dopo mesi di governo Draghi i dati ci dicano che abbiamo fatto bene, avevamo ragione. Senta, la discussione sul Green Pass è andata un po' scemando, no? in questi ultimi giorni, probabilmente poi anche perché ha preso il sopravvento altri temi. Ma era una discussione concreta o era una discussione secondo lei da campagna elettorale più che altro? Oggi qualche giornale, credo La Verità, però sottolinea il fatto che il peggio deve venire perché il Green Pass fermerà un camion su tre a rischio cibo, benzina e aziende. Come dire, la carta è obbligatoria anche per gli autisti e quindi chi non c'è, insomma, si potrà profila scenari apocalittici. Sì, La Verità dà molta voce, diciamo, a chi è contro il Green Pass e comunque dubbioso, scettico, se non addirittura contro i vaccini in alcuni casi. E io credo che in realtà gli italiani hanno dimostrato che si vogliono vaccinare e negli o che ultimi comunque mesi raggiungere quello strumento, no? Perché beh, è uno si strumento. Vogliono vaccinare perché credo che aver raggiunto già ad oggi l'84% di popolazione vaccinata almeno con una dose sopra i 12 anni sia un risultato importante e il 74% già due dosi di vaccino, quindi vuol dire che ci si vuole vaccinare perché si capisce che è l'unico modo per salvarsi la vita ed è l'unico modo anche per poter tenere le aziende aperte, per poter tenere i ristoranti aperti, per poter provare a non avere anche un dissanguamento in termini di posti di lavoro, quindi salvaguardare anche la nostra economia. Il Green Pass è uno strumento che ci aiuta a spingere verso la vaccinazione, sicuramente, perché da quando il governo ha preso l'iniziativa giusta di prevedere il Green Pass anche per i luoghi di lavoro, sia nel pubblico che nel privato, c'è stata un'impennata delle richieste di vaccinazione. Quindi le persone capiscono che serve vaccinarsi. E in più, io dico la verità, se devo andare in un ufficio, se devo andare a però cena in un ristorante, preferisco sapere di farlo in sicurezza. Non è una scelta libera, cioè lo devo fare, se no non posso andare al lavoro, quindi è una scelta libera, il vaccino o ti fai il tampone, perché il Green Pass si ottiene anche facendo tamponi ripetutamente, certo, ovviamente, certo. Il che probabilmente ti lascia la scelta. Utile, eccetera, però ti lascia una libertà di scelta. Io credo che però la libertà di scelta di ciascuno di noi finisca nel momento in cui noi con i nostri comportamenti, non vaccinandoci, mettiamo a rischio la salute degli altri, perché ci sono anche delle persone che non si possono vaccinare per motivi di salute, non per scelta ideologica, certo. E hanno diritto però ad andare a lavorare, certo, hanno diritto ad andare al ristorante, entrare in un negozio, andare a scuola senza correre dei rischi. Allora io credo che vaccinarsi in sicurezza, perché ormai sono miliardi le persone vaccinate nel mondo e si sa che ci si può vaccinare con sicurezza, sia un modo anche per tutelare non solo la propria salute ma quella degli altri. Allora perché non farlo? Sinceramente chi in politica, e parlo di Salvini, parlo di Meloni, strizzano l'occhio a chi non si vuole vaccinare o a chi è contro il Green Pass, sbaglia, perché disorienta le persone che hanno bisogno invece di un'informazione chiara
e sicura rispetto alla vaccinazione data da chi capisce di queste materie, quindi dai medici, dai ricercatori, dagli scienziati, e sbaglia perché il Green Pass è l'unico modo per tenere aperte quelle attività che loro dicono stare a cuore anche a Meloni e Salvini. Certo. E probabilmente lo fanno con un calcolo elettorale, pensando di prendersi un pezzo di consenso di quel mondo, no vax, no Green Pass, ma dati alla mano sbagliano anche quel tipo di scommessa, perché io credo che la maggior parte dei leghisti, per esempio, non siano contrari al vaccino o al Green Pass, e lo dimostrano anche i presidenti di regione della Lega, da Fedriga a Zaia a Fontana, credo che tutti loro riconoscano che sia fondamentale il Green Pass e vaccinarsi. Quindi Salvini penso sia proprio in minoranza anche nel suo partito su questo, ma sicuramente è in minoranza nel paese, perché gli italiani hanno capito che il vaccino serve a salvarsi la vita. Senta, veniamo, ecco, a...